Nel 2012, un adolescente ideò un piano ambizioso per eliminare la plastica nell'oceano. Bojan Zlat propose di sfruttare le correnti naturali dell'oceano per raccogliere i rifiuti galleggianti all'interno di una barriera gigante ad U. I believe the Great Pacific Garbage Patch can completely clean itself in just 5 years. La sua stima non si è rivelata accurata e in media, ogni minuto, l'equivalente di un camion di nuovi rifiuti di plastica finisce nell'oceano. Ma The Ocean Cleanup ha fatto progressi. La no profit ha rimosso oltre 200 tonnellate metriche di spazzatura dal Pacifico. Many people said that it couldn't be done, that it was a fool's errand, a pipe dream. Per aumentare il proprio impatto, la no profit sta spostando la sua attenzione alla fonte dell'inquinamento. La maggior parte della plastica nell'oceano proviene dai fiumi. Quindi Bojan ha inventato queste grandi macchine che catturano i rifiuti prima che arrivino in mare aperto. Rivers are the arteries that carry the trash from land to sea. Si chiamano intercettori, ed il fondatore progetta di schierarne 1000 in giro per il mondo. Ma alcuni esperti sono preoccupati che queste macchine possano svuotare i fiumi e gli oceani anche dalle cose che dovrebbero rimanerci. Quindi, questo sistema di barriere per i rifiuti può pulire i fiumi più inquinati del mondo? E i fiumi più puliti sono la chiave per un oceano senza plastica? Il Rio Ozama nella Repubblica Dominicana sfocia nel Mar dei Caraibi. È uno dei fiumi più sporchi al mondo e Carmen Encarnacion ci vive vicino da 24 anni. Non affetta emozionalmente, è decir, non affetta de toda la manera. Nel 2020 un intercettore è stato installato a circa 1,5 km da casa sua. Il rio sta più limpio e si sente meno contaminazione. L'idea è lasciare che la corrente faccia la maggior parte del lavoro. Mentre i rifiuti si dirigono a valle, un braccio lungo 200 metri li reindirizza verso l'apertura delle macchine. So what the barriers do is they let the water pass, but they stop everything that's floating. On the roof we have these solar panels that are connected to batteries, which store the energy so that even at night we can keep intercepting plastic. I nastri trasportano i rifiuti ad uno dei 6 cassonetti, che si riempiono in soli 3 giorni durante la stagione delle piogge. Gran parte di ciò che hanno raccolto oggi è costituito da piante, e probabilmente in questo caso non è una cosa negativa. Questi sono giacinti d'acqua e sono invasivi, crescono naturalmente nell'Amazzonia, ma nell'ultimo secolo sono stati introdotti dagli umani in luoghi dove non hanno predatori. Come qui nel fiume Ozama dove crescono incontrastati, bloccando luce e ossigeno e uccidendo piante e animali sott'acqua. Questa pianta tende a prosperare in acque inquinate e le sue radici si aggrappano ai rifiuti. Tutto questo desecho tossico che botan si queda enredato in questa planta. Fabbriche e fattorie utilizzano questo fiume come discarica da decenni. Ma a Santo Domingo molte persone che vivono sulle rive dell'Ozama fanno affidamento sul fiume per l'acqua potabile. Anche questi abitanti hanno poche opzioni per gestire i rifiuti. It has to do with urban planning and if these communities here don't have the access roads for the trucks to come in. E quindi c'è chi scarica la spazzatura in canali di scolo chiamati cañadas. So right behind me we have the Cañada Bonavides. It's one of the worst cañadas we have here in the Ozama River. Just like the rivers are the arteries that take the plastic to the ocean, these cañadas here are the arteries that take the plastic to the river. The Ocean Cleanup stima che ogni anno l'Ozama trasporti fino a 22.000 tonnellate di plastica nel Mar dei Caraibi. La no profit ha altri 10 intercettori in fiumi sparsi per il mondo. I dispositivi non possono rimuovere tutti i tipi di inquinamento, come le sostanze chimiche o la plastica che non galleggia. Ma fino a quando i residenti non avranno migliori opzioni per gestire la spazzatura, continuerà a finire nell'Ozama. We rely heavily on working with local partners. Such as the Dominican Navy here or the UNDP, precisely to work on this upstream problem. La Marina si occupa delle operazioni quotidiane del dispositivo e lavora con il governo nazionale per raccogliere manualmente la spazzatura che sfugge all'intercettore. They have proven to be the perfect partners for us. By the end of the year they should be owning the interceptor. A quel punto, The Ocean Cleanup sposterà la sua attenzione su altri fiumi. Come il rio Motagua in Guatemala che secondo la no profit potrebbe contenere più plastica di qualsiasi fiume al mondo. In Guatemala there's so much trash coming down the river that these machines would be filled within a few seconds. So there again we have a different type of interceptor. La no profit ha costruito una recinzione per catturare la plastica in una zona di inondazione lampo del fiume.
Every river is unique. You really need to adapt it to the specific circumstances of that river. La recinzione lascia passare della plastica, ma Boyan programma di avere un nuovo intercettore entro la fine del 2023. Nel frattempo, il fondatore non ha abbandonato il suo sogno iniziale, pulire la Great Pacific Garbage Patch. Ha fondato The Ocean Cleanup nel 2013 e 10 anni dopo la zona di inquinamento continua a crescere. Uno dei problemi è che non è un'unica chiazza di rifiuti. In realtà, sono due vortici di spazzatura che spesso non sono visibili in superficie. Le correnti naturali hanno creato 5 vortici simili in tutto il mondo, e ognuno raccoglie spazzatura. La no profit sta lavorando per pulire il vortice del Pacifico settentrionale utilizzando questo dispositivo. Si tratta di una barriera flessibile tesa tra 2 imbarcazioni, con appesa una sorta di rete. In questo modo raggruppano la plastica galleggiante rendendone più facile la raccolta una volta alla settimana. The Ocean Cleanup dichiara di aver rimosso in totale più di 200 tonnellate metriche di plastica dal Pacifico. È solo 2 decimi di un punto di percentuale di tutta la plastica che si stima galleggi nella zona. Il team sta lavorando su un sistema 3 volte più grande di questo, che dovrebbe essere pronto entro il 2023. Alcuni ricercatori temono che questi sistemi di pulizia possano disturbare gli ecosistemi rimuovendo esseri viventi insieme alla spazzatura. The Ocean Cleanup afferma che la rete crea un flusso verso il basso che spinge i pesci a nuotare sotto di essa. Ma il sistema cattura comunque alcuni pesci, granchi, cirripedi e altri animali. La no profit afferma di perfezionare il dispositivo di continuo per cercare di tenere lontani gli animali, ma è impossibile evitarli del tutto. Questo perché le creature marine sono mescolate alla plastica e possono persino viverci sopra. Sea urchins, sea stars, pretty much anything that you can imagine, you can also find on these plastic floats. There's a lot of organisms that also attach their eggs to these floating plastics. Alcuni critici dicono che l'idea di raccogliere passivamente la plastica è rischiosa. Once it is in the ocean, it is connected with marine life, it's too late to remove it. Un'alternativa può essere concentrarsi solo sugli accumuli di rifiuti, anziché setacciare l'intera area. Plastic in the open ocean tends to form these plastic dust bunnies at sea. Collecting the plastic debris is also pretty easy once it's clumped into these dust bunnies, because then you have a single targeted area with an extremely high amount of plastic. Queste masse sono principalmente fatte da attrezzatura da pesca che causa i maggiori danni. By focusing on things like ghost gear, which are really, really dangerous to marine life, you're collecting the most harmful plastic out of the ocean, not necessarily collecting some of the less harmful plastic, things like laundry baskets or buckets, which may have a lot of life growing on them. The Ocean Cleanup afferma che a lungo termine i loro dispositivi saranno più facili da espandere e riprodurre rispetto ai sistemi di pulizia manuale. Sulla pulizia dei fiumi, gli esperti erano più ottimisti. I loved it, in the diagrams, how it sort of funnels it in. I was like, that is so perfect. Once it's in the ocean, it's a problem that really becomes much harder to manage. Lo confermano i risultati di Boyan. Dai dati di aprile 2023, il suo team ha raccolto 10 volte più plastica dai fiumi rispetto che dall'oceano. A Santo Domingo, i membri della Marina Dominicana svuotano i cassonetti e mandano i rifiuti alla discarica di Duquesa. Of course, landfill is not ideal, but at least it's a million times better than it flowing into the ocean. Secondo Boyan, questa plastica è più difficile da riciclare di quella dell'oceano. It's much more of a mix, and also it's much more polluted. So you have sewage water that's often in these rivers. In sostanza, ripristinare un ecosistema inquinato richiede grandi cambiamenti. Il modo migliore per tenere la plastica lontana da fiumi e da oceani è produrne meno. Everybody can do something, but we also need the companies to do their part. This needs to be a collaboration between all sectors of society. Nel frattempo, Carmen fa quel che può per pulire il suo quartiere. Nel suo tempo libero raccoglie giacinti d'acqua e li trasforma in opere d'arte. La teníamos ahí mismo y no sabíamos qué hacer con ella. Y eso me motivó a ir desenvolviendo, a ver la curiosidad de qué tipo de cosas se podían hacer con ella. Essicca la pianta y la usa para fare capelli, borse y altro. Hay muchos tipos de decoraciones y ahí podemos portar con lo que es eliminando la contaminación. Come la plástica, la pianta può essere utile, ma Carmen vuole comunque che sia eliminata.
O sea, si la humanidad no se une y coopera con lo que es el reciclaje, va a seguir lo que es la contaminación.